Ciao a tutti, oggi voglio fare un altro tutorial DIY, un progetto handmade diciamo, e volevo fare una cintura elasticizzata. Ora, penso che per la maggior parte di voi questo progetto sia inutile, perché chi non riesce a trovare una cintura? Io però ho avuto un periodo prima di cominciare a fare acquisti online dove non trovo cintura della mia taglia. E quindi mi sono un po' ingegnata e ho scoperto l'acqua calda perché in realtà già esistevano, però vabbè. E mi sono fatte delle cinture elasticizzate con gli elastici, semplicemente con quegli elastici da cucito, quelli abbastanza alti per gli fascioni, abbastanza alti per fare magari le gonne e cose così. Quindi, cosa vi serve? L'elastico, ovviamente. Deve essere un elastico bello perché sarà poi il corpo della cintura, non è che lo ricopro e quindi deve essere abbastanza carino da vedere. Io ne ho qui alcuni modelli, tipo questo qui, quelli alti, che è carino perché ha il disegno, le frappine dal lato. Ci sono anche quelli con le frappine da tutti e due i lati, che secondo me sono anche molto più carini, però io ho trovato questo. Poi ho questo, dorato, sempre elasticizzati. Questo che ha le righe decorate, un po' più vecchiotto forse come modello, ma non mi dispiace. E questo che è quello che userò in questo progetto, che è semplicemente del Grosgrain, si chiama, sì, Grosgrain elasticizzato, color borgogna, che è un colore molto attuale in questo momento. Questi tipi di elastici li trovate tranquillamente in merceria. Nero lo trovate ovunque, di varie altezze, di varie dimensioni. Colorato si fa più fatica, colorato o decorato come magari quelli che vi ho fatto vedere prima. Elastico comunque. I costi variano. Io questo l'ho fregato al circolo di cucito. Me l'hanno dato in realtà, l'ho chiesto, non è che l'ho fregato. E gli altri li ho trovati in merceria, per genere vanno dai 1, 2, 3 euro al metro, ecco, dipende più o meno dal tipo di merceria e dal tipo di elastico. Una fibbia vi serve, ovviamente, perché deve essere di quelle che si chiudono ad incastro. Perché sarà una cintura fissa, quindi non regolabile, non di quelle con il gancettino, i vari tipi, addio. Questo, ad esempio, che è brigosissimo da aprire, da tirare e chiudere così. Questa, che è così. Oppure questa, che è quella che userò io per il mio progetto. Che si incastra così. Ovviamente dovete fare attenzione che l'altezza della fibbia sia uguale a quella dell'elastico e quindi io userò questa fibbia con questo elastico. Poi vi servirà un accendino, delle forbici per tagliare a misura ovviamente l'elastico, ago e filo. Il filo deve essere uguale ovviamente all'elastico, io sono ciompa, pensavo di averlo, non ce l'ho. E quindi userò un colore simile, ma tanto non dovrebbe vedersi più di tanto. E quindi direi che è tutto. E incominciamo il tutorial. Allora, prendete il vostro elastico. Lo misurate, lo fate lungo quanto volete, quanto vi serve, insomma. Dovete decidere dove lo volete posizionare, se in vita o magari sui fianchi, non so, io lo faccio per metterlo in vita e quindi ho preso la mia circonferenza lasciando un po' più stretto perché comunque l'elastico deve tirare, non deve essere molle, sennò vi cade, e lasciando un paio di centimetri in eccesso per la cucitura. Prendete il vostro elastico e prima di tutto bruciate l'estremità dell'elastico in modo che si sciolga un pochino e non sfilacci più. Adesso do fuoco alla casa. Questo è un trucchetto che potete usare anche magari con i nastri di raso per evitare che sfilaccino. Anche dall'altra parte. Dorino di bruciato. Poi prendete la vostra fibbia, la mi ero dimenticata di dirvi che
fibbie, anche queste si possono trovare in merceria o magari nei negozi di tessuti, di scampoli. Potete riciclare vecchie fibbie se che vi piacciono magari, ma la cintura volendo è rotta. Anche questi i prezzi variano. Io queste mi sa che le ho pagate, questa qui sui 5 euro credo. Mentre quella rossa l'avevo pagata un bel po' perché me l'avevano venduta come qualcosa di più figo. Comunque sì, cercate nelle mercerie o magari anche online, però magari online è più difficile perché poi non riuscite a trovare l'elastico che combacia. Quindi abbiamo messo l'elastico, in realtà già è ferma, però una bella cucita fa sempre comodo. Quindi prendiamo il nostro filo. L'ago che è in realtà un palo, potevo scegliere anche un po' più piccolo. Nodino alla fine del filo. Partendo dall'interno, in modo che non si veda, si appari proprio, perché così. Primo punto. L'importante è che i punti fuori siano piccoli, non devono vedersi tanto perché sennò dopo non è bello, insomma. Quindi punti piccoli e possibilmente sempre nello stesso, su una stessa linea, non tutti con un certo ordine. Piccoli punti fuori e grandi punti dentro. Dietro, se anche si vede e il lavoro fa schifo, non ci interessa, almeno a me non interessa perché io comunque sono una poccione. Arrivati in fondo. Si vede che c'è qualcosina, ma è molto poco visibile comunque. Arrivati in fondo, prendiamo un po' dell'elastico dalla base e lo fermiamo meglio. Facciamo il nodo. Tagliamo via il filo alla base. Voilà. La prima parte è fatta. Adesso facciamo la seconda parte. Che vedo di zoomarla un po' per vedere se si vede meglio. Quindi, facendo attenzione che la parte sia quella giusta, quindi io devo metterlo di così. Inseriamo di nuovo. Sfilaccia, quindi gli do un altro po', perché l'ho accorciata in realtà, gli ho tirato via un altro pezzettino di. Sistemiamo bene. E incominciamo
a cucire, sempre facendo in modo che l'elastico sotto sia ben allineato, perché sennò si vede. Quindi lo allineiamo bene lì e vediamo il primo punto qua. Punti piccoli, vedete? Sempre seguendo la stessa linea. Punti piccoli di qua, mentre di là va bene anche grossi, lunghi, che tanto non ci interessa niente. Seguiamo sempre la stessa linea. E voilà. Per chiuderla prendiamo una parte di elastico senza trapassarlo dall'altra parte, se ci riesco. Facciamo un nodo. Si ferma. Ok, tagliamo via qui. E la cintura è finita. È la nostra cintura. Facilissimo, cioè comunque riesce a farlo secondo me, due punti e via. Quindi questa è la cintura finita. E poi vabbè, adesso non so se si vede con l'inquadratura un po' sciorba, ma secondo me è molto carina. Oltre a questi ne avevo fatti già altri, perché come vi dicevo mi servivano e me ne ero fatta, molto basiche in realtà. Una nera. Questo è sempre un tipo di cotone di elastico elasticizzato, chiuso dietro così. E la cintura, la fibbia, anche questa molto semplice, di quelle si chiudono così. Basicissima, proprio semplice, 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 ma efficace per quello che doveva fare. E poi ne avevo fatto un'altra, me ne serviva una una trashata, l'ho usata per un ultimo dell'anno, mi serviva una cintura dorata e non la trovavo, quindi ho comprato l'elastico di lamè, sempre questo elasticizzato, fissato sempre dietro nella stessa maniera, con una fibbia sul bronzo dorato, anticato. Ne avevo trovate anche altre con i glitter, non i glitter, gli strass, i brillantini qua davanti, tutte lavorate. Erano molto belle, però costavano anche di più e in più erano un po' pacchiane. Già usavo l'elastico, la me non mi pareva il caso di esagerare. Comunque anche questa mi è rivelata comoda per quello che dovevo fare, insomma. Questo è un po' più sostenuto come elastico. E l'ho pagata secondo me una decina d'euro. Non sempre sono economiche, perché dipende dal tipo di fibbia, dal tipo di elastico, quindi non è detto che sia economico farselo da soli, però si può fare qualcosa secondo le proprie esigenze, insomma. E quindi questo era il mio progetto, spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia dato qualche idea. E niente, è tutto, è il prossimo tutorial. Ciao!